Ecco, io vi vorrei, più che tante parole, presentare in questo momento proprio delle immagini che si riferiscono al nostro fondatore, San Gaspare Bertoni, che da qualche anno è stato canonizzato, è stato proclamato santo. Ebbene, lui considerava la sofferenza come la scuola di Dio. Lui che ha subito tante sofferenze, tante operazioni, soprattutto ad una gamba, aveva una specie di cancrena ad una gamba, e sapete che a quel tempo non c'era l'anestesia, i medici dovevano incidere sul vivo, sulla carne viva, e non hanno mai sentito un lamento da parte sua, soltanto qualche lacrima, disse un medico. Vediamo appunto nel recital preparato dai nostri giovani di Verona in occasione della canonizzazione questo momento, il momento un po' conclusivo della vita di San Gaspare, quando incoraggiava gli altri confratelli dal suo seggiolone dove era obbligato a rimanere seduto. Via allora a queste immagini di San Gaspare Bertoni alla scuola di Dio. Fratelli, sorelle, San Paolo scrive in una lettera: io porto nel mio corpo le piaghe di nostro Signore. Vedete, queste parole che l'Apostolo diceva di se stesso formano il più grande elogio della sua santità, e cioè la testimonianza del suo amore per Cristo. L'amore, fratelli, trova uguali o rende uguali, questo lo affermava San Tommaso. Molti seguono Cristo per averne dei vantaggi su questa terra, ma l'operaio, il salariato, prende la sua paga sulla porta e resta fuori della casa. Molti seguono Cristo come servi, per paura. Seguono da lontano Cristo e non entrano in confidenza con Lui. Alcuni seguono Cristo come figlioli, ma si sa, i figli sono più amati che capaci di amare. Pochi lo seguono come veri amici. E questi veri amici si vedono nelle prove. Abbiamo visto i discepoli. Lo hanno abbandonato durante la passione. Pochissimi seguono Cristo come degli innamorati, ma seguono le consolazioni più che l'amato. Solo la sposa, adulta nell'amore, appoggiata al suo braccio, lo segue fin sul Calvario. Sia lodato Gesù Cristo.